Ebbene, signor villager, adesso lei deve scegliere una di queste sei ceste. Ma faccia bene attenzione, perché in una di esse si nasconde un terribile premio. È pronto a giocare con noi? Mi dia una risposta. Nessuna risposta? Ok, lo prendo come un sì. Allora, qual è la sua scelta, signor villager? Mi indichi lei. Forza. Indichi lei. Questa? Vuole scegliere questa? E va bene, ha scelto la doppia cesta di diamante. Vediamo qual è il suo premio. Morte assoluta. Mi dispiace, signor villager, ma lei ha perso il nostro gioco. Sarà più fortunato magari in un'altra vita. Addio, signor villager. E salve di nuovo a tutti e bentornati all'angolo della risata, l'unica rubrica che porta barzellette di altissimo livello. So che non dicevo altissimo livello da molto tempo, e adesso vi ho accontentati dicendolo. Iniziamo subito con la prima barzelletta della giornata. Un uomo deve prendere il treno, va alla stazione e si accorge che mancano 3 ore alla partenza. Allora decide di andare lì, vicino al cinema. Fatto il biglietto, entra, si siede e aspetta l'inizio del film. Si spengono le luci, passano i titoli di testa e quindi appare la scritta. Parte prima. Allora l'uomo si alza di scatto, corre verso l'uscita gridando: "Potevano avvertire anche in stazione che il treno partiva prima!" Bene, bene. E passiamo alla seconda barzelletta. Senti, devo proprio chiedertelo, chiede il vicino di casa all'altro vicino. Come mai sono 10 anni che ogni 4 minuti esci di strada, osservi la tua automobile per 65 secondi e poi te ne torni a casa? Perché ho letto sul giornale che in questa città rubano una macchina ogni 5 minuti e io non voglio correre rischi. E passiamo all'ultima barzelletta. Come sei dimagrita? Dice una ragazza a una sua amica. Una nuova dieta? Sì, risponde l'altra. Cerco di parlare il più lentamente possibile, così non mi mangio più le parole. Grazie a tutti per avermi seguito in questo nuovissimo episodio dell'Angolo della Risata e se volete essere aggiunti nel pubblico basta che lasciate un commento con il vostro nick e io vi sistemerò a dovere. Quindi vi do appuntamento al prossimo episodio e ciao a tutti!